Buongiorno dalla rassegna stampa. Il Sole 24 Ore, borse BTP sotto il tiro dei mercati. Allarghiamo un po'. Monte dei Paschi in sommario, Monte dei Paschi derivati e annunci elettorali riaprono il caso Italia. Lo spread sale a 2,86. Lunedì nero quindi per i listini. Mussari, Monte dei Paschi va dai PM e prende tempo. Collaboro, ma non ora. Quindi confermata la realtà, tutto sommato, no? Quello che si diceva da giorni, questa banda del 5% deve essere che esisteva sul serio. Rimborso IMU costa 8,6 miliardi dopo le parole di Berlusconi, pronto al condono tombale, monti promesse da usura. Il doppio impatto su Stato comuni della restituzione della tassa, intesa con la Svizzera, rischio no dell'Unione Europea. Qui ci sono i numeri in gioco, le valutazioni del Sole 24 Ore, se volete approfondire un po'. Il Messaggero Nazionale, spread, borse, timori sull'Italia, questo è il titolo del giornale della Capitale. Piazza Affari crolla, le banche meno 4,5%, differenziale 2,85%. Il Wall Street Journal, dai politici troppe promesse. Berlusconi rilancia IMU e condono. Monti corrompe gli italiani. Bersani subito opere pubblico. Poi l'infortunio di Klose Serio, l'attaccante fuori 2 mesi, guai per la Lazio e per lui. Calcio malato in tutta Europa, scoperte 300 partite truccate. Poi Littizzetto e Fazio, sarà un Sanremo casalingo, sta per partire. Poi torna l'ombra della inaffidabilità e l'editoriale di Osvaldo De Paolini che fa riferimento all'apertura di oggi del Messaggero. Stringiamo un pochino, andiamo a vedere la scoperta. Londra, sensazionale, risultati dalle analisi del DNA. E poi sotto il parcheggio lo scheletro di Riccardo III. Lo scheletro di Riccardo III è stato trovato sotto parcheggio. Se poi volete leggere, andate a pagina 17, potete girare lì, insomma, per essere chiari. Ho Monte dei Paschi nelle carte, dubbi sull'acquisto di Antonveneta. Mussari interrogato, risponderò giovedì. Cina, il sindaco nella fabbrica di Apple. Il sindacato, chiedo scusa, è una novità davvero per la Cina. Concorsone, la grande fuga dei commissari sulla scuola. Andiamo in basso, vediamo cosa porta nel footer, nel piedi pagina. Ecco, il costo in più, costerà 1,20 euro il Messaggero, chiedo scusa, non un euro, un attimo. Cari lettori, realizzare un giornale di qualità in grado di cogliere tante sfumature del complesso, vabbè, insomma, si giustificano, è giusto, ma d'altronde costa tutto quanto di più. Borse ritorna la paura e la nazione, listini a picco, spread in rialzo per l'incertezza elettorale, timori per le banche. Monte dei Paschi, Mussari, IPM, risponderò, ma non ora, Viola rassicura dipendenti. Poi Bob Dylan, pittore, apre a Milano una mostra speciale, straordinario. Il re sotto il parcheggio, i resti sono di Riccardo III. Il corsivo, quel gioco al rialzo di De Robertis. Poi c'è Littizzetto e Fazio, le sorprese di Sanremo, più di 50 ospiti e amici, da Bocelli a Carla Bruni. ATR fuori pista, ora stop ai voli. All'Italia ferma Carpatair durante le inchieste, disastro colposo. Adesso, prima faceva volare tutto e ora sono diventati severi, forse bisognava farlo prima, no? Monti contro il Cavaliere con l'IMU, compra i voti, prof, stupidaggini, si dimette da senatore, Berlusconi rilancia condono tombale. La guerra delle politiche è cominciata oramai. Parla Miroslava, condannata per omicidio. La nuova vita di Catarina tra filosofia, borse colorate e voglia di quiete. Eccola qua, Miroslava, 21 anni per il delitto Mazza, fine pena a giugno. Poi albergatori, troppe tasse, esplode la protesta a Perugia, ne abbiamo dato conto nel telegiornale. Giornale dell'Umbria, prostitute, dossier sugli affari d'oro, dalla strada alle case hard. Perugia tassa di soggiorno, albergatori in consiglio. Umbria Mobilità, via libera al Salvaconti dal capoluogo, Pop Spoleto, SCS, Popolare di Spoleto, Spoleto Crediti e Servizi, chiama Monte dei Paschi, mutui casa, prorogato lo stop alle rate. Terni, pedofilia online, la Polstrada ha nel mirino 180 siti internet. Foligno, vandali del carnevale in 6 finiscono nei guai, si cercano altri giovani. Magione, ape contro un'auto, anziano ricoverato in prognosi riservata. Tribunale, altri tagli in vista, Terni passa all'attacco, comune salta Brugiotti ad Orvieto, poi furbi e maleducati, 200 multe dalla municipale a Perugia nel mirino, venditori abusivi, proprietari di cani, ora guerra al parcheggio selvaggio intorno all'ospedale, risse politiche, la borsa va giù, Piazza Affari perde 4,5%, spread al 2,82%, tra partiti scontro aperto sulle tasse. Appello al ministro Passera, il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Mincaroni, una delegazione umbra per andare a Roma per la questione dell'aeroporto di San Francesco. Voi sapete che non è rientrato
nell'elenco degli aeroporti, degli scali importanti per l'Italia. Perdono la casa, li salva la Caritas, la crisi si fa pesante al dormitorio di Città di Castello, si presentano più tifernati che stranieri, è il Corriere dell'Umbria. Basta tasse, irruzione in comune, vedete la foto di Belfiore che, mentre le persone stanno salendo in consiglio. IMU scontro frontale Berlusconi-Monti. Liberato l'ingegnere Bell'uomo in Siria, ricovero d'urgenza a Perugia, scatta l'allarme meningite, donna trasferita dall'ospedale di Città di Castello. Poi pensionato scompare, siamo nel Ternano, nel nulla, mistero Terni per un uomo di 73 anni, a Todi sospese le ricerche di Maria Brenci. Vediamo se ci sono altre notizie, sì, possiamo darne almeno una di sport, eccola qua. Ferre, abbondanza, centrocampo toscano, adesso ha più alternative, quindi la Ternana, il giornale l'abbiamo dato, uno sguardo devo per forza darlo per vedere ciò che mi è sfuggito, eccolo qua, infatti è il messaggero locale, super ticket, sfida da 3 milioni, cani pericolosi e rumori, una raffica di multe a Perugia, pattuglie dei vigili a caccia di ladri a Terni, rivolta in tribunale, è lo sfascio, basta favorire Perugia e Spoleto, parliamo di Terni. Un box colorato, a rischio revoca 15.000 pensioni, controlli dell'INPS, ancora avanti, sicurezza e tasse, scoppia la protesta, Perugia blitz degli albergatori in comune, gomme da neve nuove, sì grazie, era in partenza per la montagna, vedete quest'Audi gliel'hanno lasciata su dei mattoni, come si faceva davvero nei vecchi film, quelli facevano ridere, ora un po' meno. Invalida licenziata da associazione mutilati, ce ne siamo interessati la scorsa settimana, è stata licenziata ma poi l'associazione è stata costretta a riassumerla. L'angolo del meteo, torna il freddo, ci dice Gilberto Scalabrini, pare di aver dato conto, no, la Nazione Umbria, gli albergatori occupano il comune. Altro bar spaccato, una strage quotidiana, a caccia di maleducati sono i vigili, le multe più strane levate dalla municipale, c'è chi fa pipì in strada e chi piazza una stalla per il cavallo in piena città. Aeroporto, esclusione punitiva, pressing sul ministro, poi la protesta, quella scuola non è sicura. In basso gli autobus di Vienna sono nostrani, li produce un'azienda di Passignano e non inquinano. Zona stazione, fate qualcosa per chi ci vive, spaccio, scippi e degrado. Quello è il Bronx, l'abbiamo sempre definito così, autovelox, il comune, ora rimborsi, Terni ultimatum, è nel footer, nel fogliettone, ticket, nessun obbligo di restituzione. L'assessore Tomassoni conferma il ricorso al Consiglio di Stato. È tutto per questa nostra rassegna stampa del mattino, buona giornata.